Rieccoci, indovinate dove sono? Vabbè dai, se avete letto il titolo avete già immaginato. Dunque, parliamo di Fujifilm, ma non parliamo, ok, della serie X, non parliamo della serie GFX, parliamo però di un prodotto, una serie di prodotti che funzionano bene, che Fujifilm ha continuato a produrre da tantissimi anni e che funzionano e che vendono veramente bene. Parliamo della serie Instax, cioè le istantanee di Fujifilm. Istantanee, fotocamere istantanee, che dal mio punto di vista hanno una grossa, enorme variabile a favore, cioè il prezzo, davvero molto molto aggressivo. Teniamo presente una cosa fondamentale. Quando parliamo di fotocamere siamo abituati oramai a sentire parlare di migliaia di euro per un entry level, però le fotocamere entry level non è che sono quelle destinate a tutti, non sono quelle che c'è una persona che è appassionata di fotografia, regaliamogli una fotocamera, una mirrorless, eccetera. Perché? Perché comunque il funzionamento per alcuni può essere complicato e per certe persone, ve li garantisco che io effettivamente ne conosco diverse, un regalo come una istantanea che in qualche modo può essere facile da usare e comunque ti dà la possibilità di produrre in maniera anche un pochino retro, diciamocelo, un'istantanea potrebbe essere un regalo apprezzato. Anzi, vi dirò, io effettivamente una l'ho regalata, una mini link ce l'ho, me la sono presa, quindi effettivamente la linea l'apprezzo. Sono sincero, ve ne parlo non perché mi hanno invitato qua, ma perché credo sinceramente che questo sia un genere di prodotto che non è destinato a tutti naturalmente, però da prendere assolutamente in considerazione. Ma veniamo a noi, perché? Perché Fujifilm ha presentato, non è una presentazione ufficiale oggi, c'è stato già il comunicato stampa tempo fa, la SQ40. Se mi vedete guardare in basso è perché mi sono segnato tutto, perché non mi posso ricordare diciamo tutte le caratteristiche, anche se sono veramente poche. Parliamo di un SQ40. Questa SQ40 produce delle immagini, delle fotografie istantanee quadrate, che sono queste. Sono delle foto 86x54, quindi la pellicola 86x54. Ma se le vecchie fotocamere Fujifilm, che si trovano comunque ancora a catalogo e che hanno delle caratteristiche molto limitate, questo nuovo modello racchiude delle caratteristiche che sono una piccola marcia in più ad un prezzo tutto sommato contenuto. Anzi, vi dirò, facciamo al contrario di quello che normalmente si fa, cioè l'elenco di tutte le caratteristiche possibili e immaginabili per poi dire il prezzo. Il prezzo ve lo dico subito, sono 149,99, però avete un'istantanea che pesa intanto 453 grammi. La compro per il peso? No, non la compri per il peso. La compri perché ha l'esposizione automatica, si parla di una sensibilità di circa 800 ISO. Cosa vuol dire? Che la fotocamera vede quanta luce c'è, se l'esposizione è corretta, e attiva o meno il flash. Abbiamo un selfie mode, significa che io posso utilizzare questa fotocamera inquadrandomi e scattando, perché abbiamo una distanza di messa a fuoco che è di 30-50 cm, quindi posso tranquillamente rimanere a una distanza abbastanza contenuta. Ok, non c'è il display, però tant'è. Abbiamo una lente che è da 65 mm equivalente, anche qui stiamo comunque parlando di una fotocamera istantanea molto particolare, 90 secondi di sviluppo, il tempo di sviluppo di una pellicola, e sostanzialmente le caratteristiche principali sono queste. In realtà c'è una cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso, perché l'alimentazione, cioè come si alimenta questa fotocamera? Con due batterie CR2. Qualcuno dirà, cosa sono le batterie CR2? Ho dovuto anche io guardare che batterie erano, perché effettivamente sono due batterie più piccole delle mini stilo e che secondo me non sono così facili da trovare. Qualcuno dirà, no, ma sono semplicissime. Beh, magari se vivi in una grande città, sì, se vivi in un paesino è più facile che trovi le stilo, le mini stilo, le CR quelle a bottone, ma queste mi sembrano una scelta un pochino strana. Ovviamente non è un qualcosa che pregiudica la bontà, la qualità della fotocamera in sé, però è una scelta quantomeno bizzarra. Parallelamente alla SQ40, Fujifilm ha presentato
un modello non nuovo, perché c'è già però una nuova colorazione. La Instax Mini Evo, con questa colorazione marrone, è davvero molto bella. Perché è bella? Perché ci fa ricordare una fotocamera retro. E onestamente a me piace moltissimo questo modello, perché ha anche un po' di tecnologia in più rispetto a ovviamente dei modelli un pochino più semplici, come ad esempio l'SQ40. In questo caso abbiamo una fotocamera con un display LCD posteriore che ci dà la possibilità di vedere prima di stampare con questa semplicissima levetta. Quindi noi possiamo vedere l'anteprima senza andare a sprecare pellicola, diciamocelo. Ovviamente c'è la possibilità di memorizzare su micro SD. Abbiamo una focale di 28 mm f2, anche questa è una cosa veramente interessantissima. L'unica cosa che magari è un po' diversa e potrebbe piacere di meno è il fatto che questa produce delle immagini verticali rispetto a quelle quadrate della SQ40, quindi questa è proprio una scelta di stile, se andare sulla modernità del verticale, e onestamente dal mio punto di vista è un bel no, oppure rimanere su un classico quadrato come si facevano anche tanti anni fa. Due prodotti che, vi posso dire una cosa, non vi dico correte a comprarli perché non è nelle mie corde, però di andare a provare sì. Se avete la possibilità, provateli, perché sono dei prodotti interessanti da acquistare per poter fare fotografia in maniera alternativa. Sono degli ottimi regali, molto apprezzati. Stiamo parlando comunque di fotocamere anche da un costo abbastanza contenuto, perché se questa costa meno di 150 euro, un centesimo in meno, questa ovviamente costa un pochino di più per via anche della tecnologia. La Mini Evo costa un pochino di più, parliamo di 199 euro. Delle cifre, diciamo, che sono un pochino lontane dalle migliaia di euro a cui siamo abituati quando parliamo di mirrorless, obiettivi, eccetera. Però dateci un occhio, perché sono davvero interessanti. Come al solito, venite a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo. Vi ricordo che sotto in descrizione potrete trovare un sacco di link interessanti. Dateci un occhio, noi ci vediamo al prossimo video.